tu vai in giro? Non sto bene a nessuno. Non è che trovi i fascisti, scrigere, grande, no. Non è che trovi i comunisti, scrigere, no. Non è che trovi i democristiani, scrigere, no. Scrigere, sì, ma è mezzo matto. Il che mi serve molto, perché vedi, io vivo isolato da tutti gli altri. Cioè proprio, io li ignoro, vado a vedere le loro opere, le loro cose. E bene o male ho fatto 22 film, 13 film per la televisione, 2 fiction per la televisione, teatro. Cioè ho fatto tutto quel cazzo voluto. Senza... Certo, ho fatto pure qualcosa di buono in tutti questi film. Ho fatto pure degli incassi spaventosi, ho degli insuccessi clamorosi. Però tu pensi che io mi debba rivolgere a qualcuno per avere un favore, no? Io sono un curioso. Io cerco di capire cos'è il fascismo, cerco di capire cos'è il comunismo, cos'è il cristianesimo. Cerco di capire e spiegare un po' a chi mi segue se ho ragione o ho torto. Se ho torto mi fanno a pezzi, se ho ragione mi seguono per un po'. Questo è il compito di un intellettuale, di uno che ha la possibilità, mentre gli altri lavorano 8 ore al giorno, di leggere, di fare cose, di viaggiare. Loro non ce l'hanno questa possibilità, quelli che vanno a vedere i miei film, devono lavorare per vivere. Io immagino per vivere e quindi ho un dovere verso di loro, di essere leale. Io devo raccontare quello che secondo me è la verità. E allora devo buttare nel cesso tutto quello che mi piace e che non mi piace. Io devo raccontare quello che è. E quello che è fa schifo. Perché quello che è lo produciamo noi con la nostra ignavia, con il nostro desiderio di vivere bene, di avere le amanti, di avere le situazioni, di avere i viaggi, di avere il successo, di avere i soldi in banca. E questi sono comunisti. Tu, fratelli italiani, non mi puoi rompere il cazzo con l'immagine scura nei tuoi film, perché lo spettatore debba riflettere e poi mi va a fare la pubblicità dell'acqua minerale. Pontecorvo, che è breve, mi va a fare la pubblicità dell'acqua minerale e poi ci rompe il cazzo a noi col comunismo, poi la società di mercato. È vero, è come è vero, sono lì. Maselli si è inventato Carosello, la pubblicità di Carosello, e poi fa il comunista. Pizzani, Maselli, Squitieri, tutta gente morta. Siamo morti, non siamo riusciti a fare la rivoluzione culturale. No, io ho preso molto, perché poi mi portavo dietro il regista con la pistola, sai, la gente aveva anche un po' paura di dirmi di no. Mi è successo recentemente, avevo preparato un film, cominciavano a fare gli stronzi, allora poi l'ho chiamato. E quell'anima della camorra che c'avevo a 7-8 anni quando vivevo nella sanità. Io sto facendo una cosa regolare, come fanno tutti. Ti sto chiedendo per il mio film un piccolo finanziamento, dal momento che, da quando esiste il cinema di Stato, ho presentato una sceneggiatura. Tu non mi ricevi neppure, porca puttana. Io te l'ho presentata a gennaio, stiamo a maggio e tu... Per dirmi di no anche, per carità, è un tuo diritto. Tu sei il produttore, io sono l'autore, io ti presento un progetto, dal momento che tu sei produttore e sei l'unico produttore, io ti presento un progetto, c'ho 22 film sulle spalle, c'ho tutti i festival del mondo, compreso l'Oscar, dalle spalle. Non sono un dilettante che vuole prenderti per il culo, cosa che non succede più.
tu non mi ricevi neppure. Infatti è stato ricevuto tutto. Ma se non gli facevi notare, poi sì, siamo qui a comprare. Non hai scelta. O muori o scavi un buco da qualche parte. E in quanti abbiamo scavato un buco? Per alcuni sono diventati una via d'uscita, per altri sono diventati una via di morte, sono rimasti chiusi nel buco. La vita è creativa perché è viva, cioè, qualunque cosa fai, anche se assassini un vigile urbano, è viva. Ed è creativa, certo. Da una parte costruisci, che ne so, il Colosseo, dall'altra parte metti sotto un ragazzino di 10 anni, anche quella è creatività, nel senso che si creano situazioni che prima non c'erano. Ah, Francesco, quanto ti sarà costato abituarti a me. Ciao.